A fine 2021 il governo Draghi, sostenuto anche da Lega e Forza Italia, votò un provvedimento che finalmente consentiva una semplificazione delle autorizzazioni sulle rinnovabili, qualora fossero installate in apposite aree idonee. Ricordiamo comunque che il fotovoltaico, anche quello a terra, non cementifica, mentre le fossili sì, e installare rinnovabili significa combattere gli sconvolgimenti climatici, poiché le fossili sono responsabili del 75% dei gas climalteranti. Ora invece il governo vorrebbe emanare un decreto che riporta indietro le lancette del tempo, perché annulla le aree idonee già individuate, pone limiti troppo stringenti per il fotovoltaico sia a terra che sospeso sulle aree agricole e criteri troppo severi anche sull'eolico. Questo nonostante qualche giorno fa persino la Banca Centrale Europea abbia scritto nero su bianco che più veloce sarà la transizione, meglio sarà per tutti. Con la benzina a 2 euro, il gas e l'elettricità, che comunque costano tuttora quasi il doppio rispetto a prima della crisi, tutte le parti sociali chiedono con forza tali semplificazioni per potersi autoprodurre a costi minori l'energia di cui hanno bisogno. Se approvato così com'è, questo provvedimento invece bloccherà investimenti per decine di miliardi di euro e la relativa creazione di migliaia di posti di lavoro e l'abbassamento strutturale del costo delle bollette. Lega e Forza Italia chiariscano, sono per la semplificazione e il perseguimento dell'autonomia energetica o preferiscono che l'Italia continui a acquistare l'80% della propria energia dall'estero?